Una buona serata, buona domenica e ben ritrovati con l'edizione 2018-2019 dell'Abruzzo del Pallone, quella che di fatto è la domenica calcistica di TV6 che vi terrà compagnia anche in questa stagione calcistica che ad un certo punto sembrava non volerne sapere di cominciare. Adesso ci siamo, oggi prima giornata di campionato in Serie D, non sono mancati i gol, non sono mancate le sorprese, vi faremo vedere i servizi delle squadre ovviamente di casa nostra, tenendo d'occhio quello che sta per esempio accadendo in Serie A, quello che accadrà in Serie A, quello che sta accadendo in Serie D. Ma ovviamente tutta la puntata sarà dedicata al campionato di quarta serie che vedrà le nostre abruzzesi, speriamo, più protagoniste possibili. D'altronde sono tanti anni che le compagini di casa nostra non riescono a vincerlo, questo campionato. Insomma, speriamo che sia di buon auspicio questa stagione, così come speriamo di tenervi compagnia all'interno di questo progetto televisivo che insomma ha riscosso un buon successo e noi siamo contenti di questo e siamo contenti di riproporvi esattamente il prodotto che avete imparato a conoscere e in molti casi ad apprezzare. Lo faremo con gli ospiti che si alterneranno nel corso delle puntate, lo faremo con i nostri inviati che saluto già e ringrazio già dalla prima puntata, sono stati fantastici già oggi perché era una giornata di campionato per nulla semplice, c'erano tante trasferte, vi faremo vedere tutte le immagini che abbiamo, che ovviamente riguardano le formazioni abruzzesi. Io ringrazio Maurizio D'Aquino in regia, anche Marino Simone alle camere, ringrazio per questa prima puntata, lo ritrovo con particolare piacere, Fabio Montani, ciao mister. Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Ben ritrovato, è passato un'estate, com'è stata? Bella, bella, dai, tranquilla, siamo riposati. Devo dire che poi sta anche continuando, quindi sta facendo un bel settembre. Eh sì. Andiamo al mare. Questo campionato sembrava andare di pari passo con l'estate, non voler iniziare mai, tenersi al mare, stare al mare ancora per tanto tempo, però prima o poi bisognava cominciare. Stiamo aspettando anche, vedete, un posto libero, Ezequiel Banegas, attaccante del Francavilla, che ci sta raggiungendo ai nostri studi di Silvi. D'altronde oggi, domenica, c'è anche parecchio traffico sulle arterie abruzzesi. Andiamo subito però a vedere i risultati, partendo dalla Serie A, perché si sta giocando Empoli Lazio, la Lazio in vantaggio 1-0, siamo nel secondo tempo con il gol nella ripresa di Parolo. Ieri negli anticipi Parma che vince a San Siro 1-0 con l'Inter, gol di Di Marco, poi il Napoli vince 1-0 con la Fiorentina, gol di Insigne, la cinquina della Sampdoria contro il Frosinone. Oggi a ora di pranzo Roma-Chievo 2-2, poi nel pomeriggio abbiamo seguito durante le altre partite Genoa-Bologna 1-0, il gol decisivo di Piontek, la doppietta di Cristiano Ronaldo contro il Sassuolo a cui non basta, il gol del finale di Babacar, espulso anche Douglas Costa nella Juventus, Udinese-Torino 1-1 con gol di De Paul e pareggio di Meite per la formazione granata. Come detto, si sta giocando Empoli-Lazio 0-1, Cagliari-Milan alle 20:30, domani sera nel rinnovato Mazza si gioca Spal-Atalanta. Vediamo rapidamente la classifica che vede la Juventus a punteggio pieno, 12 punti, lo segue il Napoli a quota 9, poi via via tutte le altre, vedete, chiude il Chievo-Verona che con i 3 punti di penalizzazione adesso è a meno 1 in classifica. Questa è la classifica del campionato di Serie A. Vediamo che cosa è accaduto invece in Serie B, dove c'erano un paio di partite da giocare nel pomeriggio, sono state ricche di gol. Verona-Carpi 4-1, Salernitana-Padova 3-0, ieri pomeriggio il pareggio del Pescara al Rigamonti di Brescia contro le Rondinelle, dopo il vantaggio di Morosini il pareggio di Monachello. Posava il Perugia in un campionato dispari. Vediamo in Serie C i risultati, perché si stanno giocando due partite, tre sono
definitive. Fermana Virtus Vecomp Verona 2-0, Gubbio Ravenna 1-1, San Benedettese Renate 0-2, sono sullo 0-0 Monza Feral Pisalò e Vicenza Giana Erminio. Alle 18 di domani Sud Tirol Teramo, poi martedì alle 18:30 Imolese Albino Leffe e poi alle 20:30 Pordenone Fano, Triestina Vispesaro rinviata, Ternana Rimini, perché insomma si comincia ma poi neppure tanto. Il caos che ha attanagliato la Serie C e la Serie B continua e vedremo poi come andrà a finire. Vediamo adesso la Serie D, i risultati e poi ovviamente una classifica molto scolastica. Avezzano Cesena 1-2, Castelfidardo Sarricolo Notaresco 1-3, Forlì Isernia 3-0, Francavilla Pineto 3-1, Mateli Cavastese 4-2, Olimpia Agnonese Giulianova 0-1, Recanatese Jesina 1-1, così come San Maurese Monte Giorgio, San Giustese Campobasso 4-2, Sant'Arcangelo Savignanese 2-1. In un campionato a 20 squadre, non più a 18, avremo tanti turni infrasettimanali, impegni molto frequenti, sarà un campionato più lungo del previsto. Vediamo la classifica perché è scolastica, ma non così tanto perché c'erano due squadre, Campobasso e Avezzano, che vedete in basso, penalizzate rispettivamente di 2 e 3 punti. A 3 punti ci sono Forlì, Materica, San Giustese, Notaresco, Francavilla, Cesena, Sant'Arcangelo e Giulianova. Ad 1 punto Recanatese, Jesina, San Maurese e Monte Giorgio. 0 punti Savignanese, Agnonese, Vastese, Castelfidardo, Pineto e Isernia. A -2 il Campobasso, a -3 l'Avezzano. Rientriamo per salutare e per fare i complimenti per questo esordio del Francavilla ad Ezechiel Banegas. Ciao Ezechiel. Buonasera a tutti. Ben ritrovato, grazie ovviamente al Francavilla Calcio, società, e anche all'addetto stampa Valerio De Carolis, che è qui dietro le quinte. Di ritorno in maniera lampo da Matelica, nonostante gli ingorghi stradali, autostradali, che ha trovato per strada Andrea Costantini. Ciao Andrea, buona stagione. Ciao, ho visto 6 gol, peccato per la Vastese, però vi saluto e buona stagione a tutti, anche per l'Abruzzo del pallone. Assolutamente. E allora io direi, prima di cominciare, perché Ezechiel oggi a Francavilla è in campo, Fabio Montani in tribuna, di andarci a vedere proprio la gara Francavilla Pineto, l'unico derby abruzzese di questa giornata. Il servizio della partita terminata 3-1, firmato per noi da Roberta Di Sante, vediamo. Buona la prima per il Francavilla, un po' meno per il Pineto. Il derby del Valle Anzuca va ai giallorossi, che si impongono 3-1 sui cugini adriatici. Le squadre si presentano alla prima della stagione dopo essere state entrambe sconfitte dal Giulianova in Coppa, ma con obiettivi importanti. Moduli a specchio per i due tecnici, che scelgono entrambi un offensivo 4-3-3. Rachini recupera Cafiero in difesa, Palumbo a centrocampo e Cruzzi in avanti nel tridente con Banegas e De Costanzo. Amaolo deve rinunciare per problemi muscolari, a Sieno in difesa e Tomassini in avanti. Esordio nella retroguardia biancazzurra per il giovane Marini. In avanti Pedalino fa reparto con Mancini e Di Rocco, mentre Farias e Villanova partono dalla panchina. I padroni di casa approcciano bene la gara e si fanno pericolosi dopo appena 2 giri di lancette, quando Banegas pesca De Costanzo in area, provvidenziale l'anticipo su di lui di Della Quercia. Un propositivo Francavilla insiste e al 6° sblocca la partita con Mele, che trova la deviazione vincente sulla punizione al bacio del solito Banegas. I locali chiudono bene gli spazi e arginano le fonti di gioco di un Pineto che fatica a creare. Al 14° Marianeschi mette una buona punizione in area, sulla quale però nessuno riesce ad arrivare. Poi Pepe spara le stelle, ma è il Francavilla a fare la partita e a sfiorare il raddoppio al 20°, quando De Costanzo, al termine di un'azione insistita, trova la conclusione a volo che sfiora il palo alla destra dell'ex Fargione. Botta in risposta al 23°, prima Mancini prova la botta dal limite, ma Cafiero si immola. Poi sul fronte opposto Palumbo dai 25 metri sfiora il 7. La reazione del Pineto tarda ad arrivare ed è velleitaria. La girata di Pedalino al 29° è debole e Spataro può bloccare senza patemi. Più vivace e pericoloso il Francavilla, autore di un ottimo primo tempo. Al 37° ancora Banegas, uno dei migliori, si incarica della battuta di un calcio di punizione. Il sinistro a giro termina di pochissimo al lato. Brividi per la retroguardia biancazzurra, che fatica sui tagli della formazione di Rachini, come quello
tiro perfetto che porta al gol del 2-0 giallorosso al 38esimo. Mele sulla destra potrebbe calciare a rete ma preferisce la sponda. La sfera arriva dalla parte opposta a De Costanzo che a sua volta imbecca Cruz per il meritato raddoppio francavillese. E i giallorossi potrebbero andare a riposo con un vantaggio ancor più importante se la conclusione di Palumbo fosse più precisa. Necessariamente il Pineto deve cambiare marcia. In avvio di ripresa Amaulo passa al 4-2-3-1 e dopo due minuti Pedalino va in gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco. I biancazzurri sembrano più in partita, ma il Francavilla controlla senza rischiare e al 23esimo mette a segno anche il tris con il neoentrato Sanchez, lesto di testa a scavalcare Fargione dopo la respinta di Stinto sulla bordata di Palumbo. Il 3-0 mette in ghiaccio la partita e non bastano al Pineto il tentativo di Villanova al 28esimo e neppure la rete della bandiera nel finale di Fortunato che insacca di testa il corner di Villanova. Troppo tardiva la reazione dei biancazzurri, ai quali questa prima gara di campionato lascia tanti spunti su cui lavorare in vista del Materica, promosso il Francavilla di Rachini, che può festeggiare sotto la curva i primi tre punti della stagione. Mister Rachini, decisamente buona la prima, oltre al risultato ci sono state delle ottime trame di gioco, abbiamo visto veramente un buon Francavilla, soprattutto nel primo tempo. Sì, sono molto contento, abbiamo fatto penso un primo tempo superlativo, abbiamo concesso molto poco al Pineto e abbiamo fatto delle verticalizzazioni, delle azioni importanti, quindi siamo sulla strada giusta, ovviamente buona la prima come hai detto tu. Abbiamo incontrato secondo me una squadra che secondo me farà un campionato importante, quindi questo deve dare ancora di più merito alla mia squadra per la prestazione. Siete riusciti a mettere in difficoltà il Pineto, abbiamo visto soprattutto nel primo tempo ma anche nel secondo che avete utilizzato, hai utilizzato più di una volta una sorta di sistema di gioco con Mele e Banegas che si alzavano, De Costanzo che tagliava dall'altra parte, riuscendo a tagliare fuori più volte la difesa del Pineto. Ma sì, sono tutti giocatori rapidi che lì davanti poi ti permettono di avere tante soluzioni soprattutto sulla profondità, quindi l'abbiamo fatto molto bene, ma quello che a me è piaciuto è anche la fase difensiva, perché con il Pineto ti devi organizzare in un certo modo altrimenti fai fatica, quindi sono molto contento che siamo riusciti a fare tutte e due le fasi molto bene. Mister Amaulo, questa partita ci lascia tanti spunti di riflessione, una sconfitta pesante 3-0 contro il Francavilla, un inizio difficile in salita. Beh, direi proprio, mi aspettavo un'altra prestazione da parte della squadra, purtroppo non l'abbiamo fatta. Si è dovuto il gol iniziale un po' a freddo dopo 5 minuti su un calcio piazzato e aver subito un gol abbia inciso sulla prestazione a livello psicologico della squadra, questo è un po' da verificare, è chiaro, una squadra che vuol fare un campionato importante si deve lasciare un po' condizionare da un episodio. E il primo tempo secondo me abbiamo fatto fatica, non eravamo un po' compatti come squadra, poi nella seconda frazione un po' siamo migliorati e abbiamo trovato pure il gol con Pedalino, adesso non so se era regolare o no, forse la marcatura ci poteva dare un po' di entusiasmo e tenere la partita in bilico fino alla fine. Ci abbiamo provato, abbiamo lottato e il risultato che sicuramente si è commentato solo, è una sconfitta meritata. Dobbiamo prendere atto anche delle situazioni negative come quella di oggi, che magari dobbiamo continuare a lavorare e migliorare sotto certi aspetti. Ecco, il centrocampo ha fatto un po' fatica nell'impostazione del gioco in maniera particolare, negli ultimi 16 metri ci sono stati tanti errori su alcuni passaggi, insomma quali sono le cose sulle quali bisognerà lavorare di più da domani? Ma io non punterei su un unico reparto, centrocampo, difesa o attacco, quindi sappiamo che dobbiamo lavorare per trovare l'equilibrio giusto. Oggi sicuramente abbiamo lasciato desiderare sotto questo punto di vista e dobbiamo prendere atto di questa partita e sicuramente migliorare in certi aspetti. Certo, Pineto è uno squadrone, però ho visto una squadra reattiva, ancora manca un po' di cattiveria lì davanti quando in fase di superiorità, però rispetto all'anno scorso che siamo partiti male, quella partita poi psicologicamente ha influito sulla prima parte del campionato, sono contento e quindi è l'inizio di un percorso lungo di questo girone grasso di 20 squadre, pieno di buone squadre, credo che sia uno dei migliori gironi di quest'anno.
Ecco Presidente, che ruolo può giocare il Francavilla all'interno di un girone, come ha detto lei, molto competitivo e grasso, perché insomma questo campionato sarà molto lungo, 38 partite. Siamo sempre in D, quindi sempre nelle lande dell'inferno, quindi è una serie dove ci si butta dentro di tutto, ci si buttano dentro anche squadre che arrivano dalla B e non si ha nessun rispetto o accortezza di quelli che investono in questa categoria e che si ritrovano queste corazzate. Io dico sempre che il minimo sarebbe quando per motivi politici ci arriva una squadra così in alto, si passasse almeno a due nelle squadre che hanno ambizione poi di essere... Di cambiare categoria. Non è così, quindi è un girone difficile, noi saremo una delle 10 che correranno molto per vedere altri poi essere promossi. Una delle 10, mister, ha detto il presidente Candeloro, sarà il Francavilla. Tu oggi eri proprio sugli spalti del Valle Anzuca, hai avuto una... che sensazione hai avuto del Francavilla? Cambiato molto confronto all'anno scorso, sia in difesa che a centrocampo, anche in avanti. E quindi sarà sicuramente una squadra diversa rispetto all'anno scorso. Mi ha fatto una buonissima impressione. È ovvio che siamo soltanto agli inizi, quindi adesso bisogna trovare un attimino la quadratura del cerchio. Non è sicuramente oggi che puoi dare un giudizio, diciamo, certo, definitivo. Assolutamente mi è piaciuto perché ho visto una squadra in campo ordinata, e soprattutto mi è piaciuto l'atteggiamento di una squadra vogliosa che voleva il risultato e che dall'inizio ha cercato di prendere la partita in mano e difatti l'ha avuta in controllo fino a quasi per tutto l'arco della partita. Ezechiel, cambiato molto, dice Fabio Montani, peraltro il presidente Candeloro ricordava, è un campionato già molto diverso rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso pronti via 2-3 contro il Fabriano Cerreto, una sconfitta la prima, chiaro che non pregiudica nulla, però qualcosa psicologicamente ti mette qualche dubbio in testa, invece quest'anno subito prova convincente. Assolutamente, infatti secondo me partire col piede giusto è un'ottima cosa perché ti dà l'input di continuare bene. Insomma, l'anno scorso siamo partiti con una sconfitta incredibile in casa col Fabriano e quest'anno per fortuna abbiamo fatto, anche a parte il risultato 3-1, ma abbiamo fatto un'ottima gara contro un'ottima squadra che l'anno scorso ha fatto i playoff e che comunque ha un organico importante. È cambiato molto il Francavilla, soprattutto è cambiato nel reparto che ti compete di più, è un po' più sudamericano, un po' più vicino ai tuoi desiderata, c'è Cruz, c'è Sanchez, oggi in gol, è mancato il gol proprio di Banegas, ha segnato Mele, ecco, in questo 4-3-3 come ti stai trovando? Vabbè, io mi trovo molto bene nel 4-3 perché mi piace giocare largo, però devo dire che anche con i ragazzi mi trovo molto bene sia con Sanchez, Cruz, ma anche con gli altri, De Costanzo, Cicirel, tutti i ragazzi che ci sono nel reparto davanti ci troviamo molto bene. È chiaro che in uno stadio come il nostro, che è proprio larghissimo, questo modulo secondo me ci aiuta tanto perché sfruttiamo tanto le fasce. Si riesce ad allargare il gioco e chi meglio di Fabio Montani il 4-3 lo conosce a menadito ed effettivamente questa può essere un'arma, dice Ezechiel, abbiamo un campo molto grande, fanno la differenza anche questi dettagli, mister? Sì, sicuramente può essere anche un vantaggio, però l'importante è poi avere, se si fa un determinato tipo di sistema di gioco, avere quei giocatori con determinate caratteristiche. Io penso che Francavilla, per quanto riguarda l'aspetto esterni, con lui, con De Costanzo, sicuramente sono giocatori di fascia e quindi Cruz è un terminale offensivo che conosciamo tutti. Può questo campo ampio dare dei vantaggi? Dicevamo, buone sensazioni del Francavilla, meno, intanto questo è il gol, poi lo rivediamo, il gol annullato a Pedalino per fuorigioco. Molto meno buone le sensazioni del Pineto. Poi coinvolgiamo anche Andrea che l'aveva visto il Pineto proprio in coppa con il Giulianova e aveva avuto più o meno la stessa impressione di oggi. Però che impressione hai avuto te? Sì, in effetti oggi ha sofferto molto, non è riuscito mai a entrare in partita. E dopo il gol del Francavilla un attimino si è abbassato e lì sembrava avesse avuto una piccola reazione, ma è durata circa 10 minuti, poi di nuovo Francavilla ha ripreso in mano il gioco, come dicevo prima ha avuto sempre la partita in controllo,
Ho visto che il mister ha cambiato molto, ha cercato un po' di dare un po' di slancio, però quello che più mi ha fatto pensare è stato l'atteggiamento, che proprio in mezzo, dall'alto, da fuori si vedeva, di una squadra del Francavilla bella in palla, in partita, e di un'altra squadra un attimino mi è sembrata non proprio reattiva, visto che stavo anche perdendo. Andrea, anche tu, buon ritorno a tutti, è sempre un piacere, un saluto Luca Di Pasquale, ciao Luca, ti aspettiamo presto ovviamente. Anche tu avevi avuto la stessa impressione qualche giorno fa del Pineto, in Coppa in quella circostanza però. Sì, aveva fatto pochissimo a Giulianova. Giulianova ha vinto ai rigori, ma aveva meritato nell'ambito dei 90 minuti una squadra piatta dalla cintola in su, eppure la qualità non manca, come non manca in mezzo al campo. Non vorrei che nell'ambiente pinetese ci fosse un po' di pancia piena, perché si viene da un finale di stagione, nell'anno passato, davvero trionfante, a suon di risultati, grande imprese e quant'altro, finale playoff giocata con il Matelica, quindi ci può stare che per una piazza che non è abituata a stare a certi livelli, dopo aver fatto una stagione come quella dello scorso anno, ci possa essere un po' di pancia piena, ripeto, quindi un ambiente un po' sazio che deve ritrovare determinati stimoli. Queste sono cose che a volte vanno avanti anche inconsciamente, non che il Pineto voglia partire male, assolutamente no, però anche inconsciamente può essere che le ruote siano un po' sgonfie e vadano nel corso delle prossime partite rimesse a punto per poter vedere quella squadra che effettivamente ha un potenziale, che però sia la scorsa domenica sia oggi comunque sul campo di un Francavilla che è una signora squadra non è stato espresso, quindi io penso sia una cosa momentanea. Io avverto questo, però Pineto, insomma, siamo alla prima giornata di campionato, quindi ha tutto il tempo, specie in un campionato così lungo, di riprendersi, a patto di stare con la testa giusta in questo campionato. Oh, poi non dimentichiamoci che parliamo della finalista playoff dell'anno scorso. Sì, sì, appunto, non... il mio discorso parte proprio da lì, proprio per quello che ha fatto negli ultimi tre mesi dello scorso campionato, essendo arrivata anche all'ultimo atto, quello della finale playoff, ci può essere dell'ambiente un po' di sazietà. E ora però bisogna rimettersi testa bassa perché il campionato lo richiede, campionato altamente impegnativo. Qui vediamo la girata di Pedalino, vediamo il gol annullato ad inizio secondo tempo proprio al uno degli arrivi estivi, proprio Saverio Pedalino. C'è questa girata, in questo momento dovremmo fermare proprio qui, teniamo proprio quel frame, perché è da capire se in questo momento in cui c'è l'impatto col pallone, Pedalino, che vedete più o meno all'altezza del dischetto del rigore, è impallato da un difensore del Francavilla, è o no in posizione di fuorigioco? Mister? Secondo me sì. Andrea? A me sembra fuorigioco, sì. È leggermente, non so se l'ultimo difensore, che non so se tutti riescono a vedere nel monitor, che quello tutto a destra, potesse tenere in gioco Pedalino. No, quando non va penso. Avanti si vede proprio che guarda, se va ancora più avanti. Ok, andiamo avanti. Guarda dove è lui. Sì. Sì, sì, sta niente. Peraltro Ezechiel, penso, da come me l'hai descritto, che il guardaline non ha avuto dubbi ad alzare la guardia. È andato subito su. Ezechiel, torno da te, perché insomma c'è stato da voi, dicevamo, una grossa trasformazione a partire dalla panchina. È arrivato Paolo Racchini, subito dall'inizio. Il Francavilla ha ufficializzato l'allenatore, questo gli ha permesso di lavorare sapendo già la guida tecnica, il progetto tecnico. Con che spirito lo hai visto? Lui che insomma viene dall'eccellenza e l'esperienza in Serie D, che ne pensi? Ah, penso che sia un ottimo acquisto, il mister ci dà molta tranquillità, ci fa lavorare bene e comunque lui anche ha giocato tanto, ha fatto un'ottima carriera. E quindi c'è niente da dire, proprio ci dà la serenità giusta per sviluppare il nostro gioco, lavoriamo tanto durante la settimana e si vedono i risultati la domenica. Chi è che ti ha stupito in positivo dei nuovi arrivati? Un po' tutti, dico la verità, cioè tutti in realtà, però quello che mi è stupito veramente tanto è Sanchez, che lui è spagnolo,
Non lo conoscevo perché l'anno scorso era lì in eccellenza, però no, non l'avevo visto giocare, ecco, però non, veramente negli allenamenti lui mi ha veramente stupito. Eh sì, nono decimo posto, tra le 9-10 che saranno la parte medio-alta della classifica, ha detto Candeloro, mister, sei d'accordo, il Francavilla? Sicuramente le aspettative sono queste, perché il Francavilla ha giocatori assolutamente importanti, e ho letto da qualche parte anche durante l'inizio del campionato in ritiro che gli obiettivi societari sono quelli di migliorare la classifica dell'anno scorso. Se vuole migliorare la classifica dell'anno scorso, si parla a questo punto di playoff. Certo. Ma ritengo che la rosa che abbia il Francavilla, i giocatori che sono a Francavilla, credo che sia un obiettivo minimo. Ezechiel, questo più o meno è anche quello che si respira all'interno dello spogliatoio, immagino. Sì, beh, noi dobbiamo andare, come si suol dire, ma non è giusto, è partita per partita. Chiaro che vogliamo fare un campionato importante, non vogliamo fare un campionato anonimo. Vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso di buono, e quindi questo vuol dire playoff. Ce la metteremo tutta, e penso che abbiamo l'organico e la potenzialità delle squadre che dobbiamo ancora migliorare, secondo me. Però secondo me siamo sulla strada giusta. Peraltro questo sarà un campionato, come dicevamo prima, 20 squadre, un po' più complicato o no, mister? Di solito abbiamo parlato della Serie B e abbiamo detto a 19 squadre la B con meno squadre è più complicato. Allora che vuol dire? Più squadre ci sono? Diciamo, secondo me no, sarà solo più lungo, e ovviamente questo cambia un attimino alcuni aspetti, diciamo, tecnici, nel senso che le rose delle squadre, delle società che hanno la possibilità di operare in un certo modo, se è più ampia la rosa ti dà possibilità di roteare, perché hai, mi sembra, 7 turni infrasettimanali, se non sbaglio, sì. Hai 38 partite, quindi sicuramente si estende un po' più in là, e se hai la fortuna di avere una società importante che ti può mettere a disposizione una rosa un po' più ampia, devi essere bravo a gestirla e sicuramente puoi trovare dei vantaggi durante l'arco del campionato. Ma per quanto riguarda la differenza tra una 34 e una 38 partite, io penso che non cambi nulla. Ezechiel, siete pronti per questo lunghissimo campionato, tanti turni infrasettimanali, vi rovineranno anche un po' la settimana tipo di preparazione? Sì, per me è sinceramente più bello, perché giochi di più, cioè non c'è cosa più bella di giocare domenica, mercoledì, sabato. Scherzavo l'altra volta con il prof e dicevo meglio così saltano gli allenamenti più duri. Ok, si preferisce giocare che allenarsi, esatto, giustamente. No. È certo. La favorita numero uno, Andrea, è inutile girarci intorno, è il Cesena. Oggi prima partita, prima vittoria contro però un Avezzano davvero in palla, che esce sconfitto. Ma dopo aver lottato davvero, averla tirata tantissimo e forse aver meritato anche qualcosa in più, almeno un pareggio, dalla partita del De Marzi. Ci racconta tutto nel servizio Avezzano Cesena 1-2, Ania Cantagalli, vediamo. Inizia con una sconfitta il cammino in campionato dell'Avezzano, 2-1 per il Cesena, al termine di una gara interrotta anche per una decina di minuti per un problema ai cancelli. Ma i marsicani avrebbero meritato molto di più rispetto a quello che il risultato finale racconta. La partita vive anche di un antefatto. Tifosi del Cesena e quelli di casa vengono infatti a contatto fuori dallo stadio, a quanto riferito per alcuni atti vandalici nei confronti delle auto dei tifosi marsicani. L'intervento poi delle forze dell'ordine riporta la calma e non si registrano feriti gravi. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio De Marsi, con la prima di campionato dei neroverdi contro la nobile decaduta, nata dalle ceneri dei romagnoli che hanno calcato la Serie B nella passata stagione e poi, in seguito al fallimento, tornati in vita grazie alla fusione con il Romagna Centro. Il Cesena ha il merito di passare al primo vero affondo. All'ottavo Alessandro va a battere un calcio d'angolo che Ricciardo raccoglie e deposita alle spalle di Fanti con la complicità della difesa marsicana. Due minuti più tardi la formazione di Angelini potrebbe anche raddoppiare, ma le preghiere di Fanti spingono il tiro di Campagna fuori dallo specchio della porta. È un buon Avezzano però quello che si vede nel primo tempo, con la pecca di non essere troppo preciso negli ultimi metri. Deramo, il più pericoloso, prova ad ispirare Pellecchia sul secondo palo, ma il tentativo finisce fuori di poco. Lo stesso Deramo, al 18esimo, viene anticipato in qualche modo da buona posizione. Il Cesena torna ad affacciarsi dalle parti di Fanti con Tola, che prova una conclusione che sfiora la porta, con leggera deviazione della difesa di casa.
Dopo la mezz'ora il direttore di gara chiude un occhio sul secondo giallo per Biondini, che trattiene Bisegna. Dagli sviluppi però della punizione, lo stesso Bisegna prova ad armare Cerone, che di un soffio non arriva di testa. La gara cala un po' nei ritmi per rianimarsi al 41esimo, quando Pellecchia vede Dos Santos a centro area, ma l'attaccante non trova l'impatto giusto con il pallone. Nella ripresa subito primo cambio per il Cesena, con Zamagni che fa il suo ingresso al posto di Benassi. E l'Avezzano però a rendersi pericoloso al quinto minuto, quando Pellecchia premia Morgan Besan, che aveva seguito l'azione, ma il terzino non trova di un soffio l'impatto. Giampaolo opera poi un triplo cambio al decimo, facendo entrare Franca Bandiera, Bianciardi e Alessandro. Padroni di casa ancora pericolosi dopo il quarto d'ora, quando Sarini dice di no ad un gran colpo di testa di Menti, con successive poi proteste dei padroni di casa. È l'Avezzano che fa la partita, in pressione costante dell'avversario, che vede anche sfilare di un soffio fuori un tiro di Bisegna. E il gol meritato del pareggio arriva prima della mezz'ora, quando Menna raccoglie un calcio di punizione e firma il pari per i marsicani. La gara si interrompe per diversi minuti perché prima i tifosi del Cesena e poi anche quelli dell'Avezzano riescono a forzare i cancelli dei rispettivi settori e c'è bisogno dell'intervento della polizia e del personale dell'impianto per chiuderli con non poca fatica. Si riparte ancora con il forcing dell'Avezzano e con Alessandro che fa tutto benissimo dalla sinistra ma non trovando la porta. I cambi però danno nuova linfa al Cesena. Cappellini fa prima le prove generali e poi Tortori passa alle vie di fatto riportando avanti i romagnoli, beffando la difesa di casa e siglando il gol della vittoria. Si chiude praticamente così con l'Avezzano che non trova punti all'esordio, ma di certo buone risposte contro la favorita del girone. Ma io penso che per le diverse occasioni che abbiamo avuto potevamo anche vincerla per la prestazione che i ragazzi hanno fatto. Abbiamo preso un gol dove si poteva evitare benissimo, abbiamo perso la marcatura, poi abbiamo avuto la pazienza, la forza di giocare la palla. Penso che per 90 minuti abbiamo tenuto sempre palla noi, creando anche diverse occasioni da gol. Penso che sono arrivati 10-12 traversoni in aria, addirittura anche palla a piede con Besana, con Pellecchia vicino all'area di rigore. Purtroppo non abbiamo concretizzato, questo forse è l'unico rammarico, perché quando incontri una squadra forte come il Cesena è normale che è difficile che ti concedano tante occasioni. E invece lì ne abbiamo fatte tante e dovevamo concretizzarle di più, però rimane una grandissima prestazione che i ragazzi hanno fatto. Ho preso quel gol lì a freddo dove siamo partiti subito bene. È normale che abbiamo avuto siamo un attimino un pochino così rassettare, però poi la squadra ha macinato gioco, il palleggio, teneva sempre palla la mia squadra, per cui la prestazione è stata perfetta. Però c'è anche da dire che il Cesena quando cambia fa entrare Cappellini, fa entrare Tortoli, è normale che sono giocatori che se sbagli qualche anticipo, qualche chiusura, è normale che poi ti fanno gol. Era 3-4-3 nel precampionato, è diventato 4-2-3-1 oggi all'inizio della partita. Cos'è successo? Ma come sempre detto, noi dobbiamo essere bravi a interpretare diversi ruoli, perché diversi schemi di gioco, perché è molto limitativo pensare che una squadra possa giocare solo col 4-2-3-1. È normale che durante il campionato potremmo incontrare squadre che si chiudono, i ragazzi devono sapere che c'è anche un'altra soluzione, lavorandoci giustamente senza improvvisando, e possono fare anche il 3-4-3, ma questa squadra ha qualità, può fare tutti i moduli che vogliamo, non è quello il problema. Oggi mi è piaciuta la prestazione, mi è piaciuta la voglia di fare la partita con una squadra giustamente forte, non hanno avuto timore reverenziale, hanno giocato dal primo al 90esimo, peccato per il risultato, però questa è la strada giusta per andare avanti. Mister, avete cominciato bene, però avete subito testato quanto possa essere dura la Serie D quest'oggi. Sì, noi sapevamo che era così e quindi per noi non è una novità, almeno per me. Molti ragazzi l'avevano già fatta, altri no, però un conto è parlare, un conto è viverla dal vivo come oggi. E noi abbiamo avuto la fortuna, nella sfortuna, di aver fatto la prima partita di Coppa Italia, di aver perso contro una squadra meno attrezzata di noi, che però aveva il gruppo, aveva tante altre qualità che noi dobbiamo mantenere, che dobbiamo migliorare. Devo dire che questi ragazzi sono stati bravi di più, perché in un mese hanno creato un gruppo, hanno creato
delle condizioni, un affiatamento fra di loro che è quello che mi manda avanti sereno e tranquillo e che mi fa sperare per il futuro. Penso ai ragazzi che hanno meritato questa vittoria da questo punto di vista qui, perché credetemi che in questi due mesi a Cesena, dopo tutto quello che è successo, non era semplice. E quando ti chiedono di vincere per forza non è facile, bisogna provare. E dunque soddisfatto il tecnico del Cesena Angelini per questa vittoria che, avete visto le immagini, probabilmente anche sin troppo larga il risultato, probabilmente, anzi sicuramente l'Avezzano meritava qualcosa in più. Oh, prima di commentare Avezzano Cesena, vi facciamo vedere, perché siccome potete seguirci anche su Facebook in diretta, e potete commentare ovviamente qualora lo vogliate, vi facciamo vedere un commento che ovviamente è particolarmente bello, lo scendiamo in basso. Pablo Banegas, la famiglia Banegas è presente al tuo fianco dall'Argentina. Chi è Pablo? È mio padre. Ah, tuo padre, allora lo vuoi salutare, lo salutiamo. Sì, mi sta vedendo, infatti gli ho detto di guardare. Lo saluto, tanto non capisce l'italiano, ha detto che ha capito tutto quello che ha detto il mister e quello che ho detto io. Ah, perfetto, ah, secondo me non ha capito. Ha scritto, ma nel frattempo ti sta scrivendo. Ti sta scrivendo, certo. Ok, sì, sì. Ok, bello, bello, bello. Comunque lo salutiamo il papà, anche la famiglia Banegas che ci segue addirittura dall'Argentina. Allora, abbiamo visto le immagini, probabilmente, anzi sicuramente, mister, l'Avezzano meritava qualcosa in più. Sì, sì. Si evince dalla intervista del mister, che era soddisfatto della prestazione, ma c'era quell'amarezza che solo noi sappiamo quanto è dura e sopportare quando fai una partita, da quello che ho potuto vedere io dalle immagini, veramente importante contro una squadra così forte, sì. E esci con un pugno di mosche in mano. Però se questo è l'inizio, perlomeno questo è il mio modo di pensare, giocando così queste partite difficilmente le perdi. Perché, anche perché con il Cesena ci giochi solo due volte, ti può capitare. Indipendentemente dalla squadra che incontri, io performamente penso, sì, sempre alla mia squadra. Se la mia squadra, in questo caso l'Avezzano di Giampaolo, ha quel piglio, quell'atteggiamento, crea quella mole di gioco, tutte quelle palle gol, che sia Cesena o che sia un'altra squadra, ti fa pensare in maniera molto positiva per il futuro. Assolutamente. Oh, avete visto, prima è arrivato un messaggio. Dobbiamo fare un'analisi che temporalmente si divide in due. Vediamo le immagini della sospensione della partita, 7-8 minuti, perché ad un certo punto si sono aperti i cancelli. Prima del settore del De Marsi, dove erano i tifosi del Cesena, e poi quello dove ovviamente quelli che danno sulla curva dei tifosi dell'Avezzano. Problema risolto dopo un po', chiaramente la partita non poteva assolutamente continuare, c'è stata questa sospensione, la partita poi è andata ovviamente un po' più per le lunghe rispetto all'orario tradizionale, però non ci sono stati problemi in questa fase di gioco. Prima della partita, ed ecco perché riprendo quel messaggio che è arrivato, almeno a quanto ci hanno riferito le forze dell'ordine, avete visto qualcuno evidentemente da Avezzano che se l'è presa con i tifosi del Cesena. Ripeto, a quanto ci hanno riferito, all'arrivo dei tifosi del Cesena ad Avezzano c'è stato evidentemente qualcuno che ha cominciato a tirare sassi contro le macchine degli abitanti di Avezzano, e ad un certo punto giustamente i tifosi biancoverdi se ne sono accorti, si è arrivati praticamente quasi al contatto, poi è stato tutto risolto. A questo faceva riferimento il messaggio che prima avete visto in sovraimpressione. Andrea, l'Avezzano oggi però è tornato, e la domanda di Ania prima non era casuale, è tornato al 4-2-3-1. Perché sorridi? È tornato al 4-2-3-1 dopo aver testato. Sorrido perché nell'amichevole Avezzano-Teramo un po' era venuto fuori questo, che non è chiaramente un caso diplomatico, intendo, però ci aveva sorpreso quell'assetto
che stava provando Giampaolo, soprattutto la sorpresa è aumentata quando poi, ascoltando il presidente Paris, ha detto: no, io vorrei che la squadra giocasse col modulo dello scorso anno perché ci sono vecchie certezze. D'altro canto Giampaolo ha ribadito il concetto espresso anche nell'ultima intervista ad Agna, cioè non voglio che la squadra sappia giocare solo e soltanto in un modo, dobbiamo cercare di giocare anche di variare vie, perché dobbiamo saper leggere le partite. Peraltro è evidente che in questa disputa il giocatore cruciale è Cerone, perché nel 3-4-3 la figura di Cerone, che è stato un giocatore fondamentale lo scorso anno, la sua figura viene sacrificata, perché lui è un trequartista, un centrocampista offensivo, certamente non è un esterno d'attacco, quindi col 3-4-3 o gioca fuori ruolo o non gioca. Col 4-2-3-1 invece le sue caratteristiche vengono maggiormente esaltate. Poi Deramo, Pellecchi, Alessandro possono fare l'uno e l'altro e lo fanno molto bene, però il giocatore, il nodo, diciamo, di questi due assetti è la figura di Cerone, che è un giocatore importante per carisma, per spessore tecnico, e col 3-4-3 è assolutamente sacrificato. Detto questo, oggi l'Avezzano, tornato al 4-2-3-1 rispetto alle gare di precampionato e soprattutto di Coppa, ha fatto un figurone. Il risultato è assolutamente penalizzante e la fortuna ha aiutato i presunti più forti. L'auspicio per il bene del campionato è che la fortuna possa più volte voltare le spalle al Cesena e non aiutarla come è successo quest'oggi, perché vorremmo vedere un campionato più equilibrato di quello che il blasone invece ci farebbe pensare, cioè che il Cesena possa vincere questo campionato più o meno a mani basse. Speriamo che non sia così, e qui parlo da abruzzese e un po' meno da giornalista. Assolutamente. Oh, prima di passare all'analisi del modulo, prendiamo proprio esattamente la notizia che vi stavamo dicendo prima, presa da Marsica Live: Avezzano, giornata nera per il mondo del calcio, ultras del Cesena scatenati fuori allo stadio. Leggiamo: un pomeriggio nero per lo sport, non potremmo definirlo altrimenti. Gli scontri avvenuti prima, durante e dopo la partita tra l'Avezzano Calcio e il Cesena rappresentano una pagina certamente nera del pomeriggio. Speriamo ovviamente che non si ripetano mai più. Rappresentano una pagina da censurare. Non è bastato il triplice fischio d'inizio dell'arbitro a porre fine ai battibecchi, che anzi sono proseguiti durante il match, con il tentativo di ambo le parti di invadere il terreno di gioco. Anche in questo caso è evitato il cordone di sicurezza, ma in alto, come vedete, la tensione all'inizio era apparsa già evidente, con le forze dell'ordine a dividere le due tifoserie, impedendo loro di entrare in contatto. Alcune auto però purtroppo sono state danneggiate. Speriamo che non si ripetano e non dobbiamo essere costretti a commentare queste cose che, insomma, col calcio c'entrano zero. Al mister volevo chiedere: ma per un allenatore preparare una squadra abituata a giocare con la difesa a 4, impostarla per una difesa a 3, è complicato? Sì, secondo me sì, perché bisogna partire con un'idea. E in questo caso, se un allenatore pensa di fare una difesa a 4, lavorare molto su quella. Momenti in cui si è arrivati ad automatismi certi e sicuri, poi da lì puoi anche andare a fare una difesa a 3. Però devi arrivare prima, secondo il mio modestissimo punto di vista, a una consapevolezza della linea di dietro della difesa ottimale. E secondo me, se è una squadra dei giocatori dove tu hai lavorato anche l'anno prima e la lasci così, o al limite ne cambi uno solo, il vantaggio di fare presto sicuramente ce l'hai. Se poi cambi 3 giocatori su 4, sicuramente ci vorrà un po' più di tempo. Certo. Questo secondo me è il mio modestissimo punto di vista. Assolutamente. Oh, prima di andare in pubblicità, Ezechiella, ha visto il Cesena, chiaro che, come diciamo prima, è la prima giornata di campionato, però non ci ha destato un'impressione clamorosa questa squadra. Vabbè, ho visto le immagini, l'Avezzano è un'ottima squadra, sappiamo che è un campo difficilissimo, che non tutte le squadre vanno a vincere là, quindi, però si sa che il Cesena ha un potenziale enorme, e anche se l'Avezzano ha meritato secondo me almeno il pareggio. Sì.
Assolutamente, questo è il gol decisivo di Loris Tortori che decide la gara del De Marzi, purtroppo per l'Avezzano. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, non cambiate canale perché al rientro, per i tifosi della Vastese, vediamo ai loro un pomeriggio sfortunato come quello di Matelica. Tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Allora, come promesso, ci spostiamo adesso nelle Marche. Un pomeriggio, Andrea, da dimenticare, possiamo dirlo, per la Vastese. Sotto tutti i profili, perché purtroppo anche qui c'è stata una coda, anzi un prologo che sfocia nella cronaca. Poi magari ne parleremo, perché ci sono stati c'è stato uno scontro ravvicinato, per fortuna non proprio fisico ma quasi, tra la tifoseria della Vastese che andava a vedere la partita della propria squadra a Matelica e la tifoseria del Campobasso che invece si recava a Monte San Giusto per la gara San Giustese Campobasso. Poi magari diremo qualcosa, però poi sul campo è andata male anche lì, perché Matelica ha vinto e la Vastese ha sbagliato tanto in difesa. Peraltro ci hai sottolineato tanti errori sulle palle inattive, ma sì, sì, non vi anticipo nulla. Sì. Ci vediamo il servizio, firmato proprio da Andrea Costantini. Matelica batte Vastese 4-2. Vediamo. In una partita ricca. Dobbiamo rientrare perché c'è qualche problema nel servizio. Andrea, però, insomma, descrivici un po' allora il prologo. C'è il servizio. C'è? Ok, Matelica Vastese. In una partita ricca di gol, la Vastese cade 4-2 a Matelica, penalizzata dalle incertezze difensive, specie sui calci d'angolo, dove sono arrivati 3 dei 4 gol segnati dalla squadra marchigiana, che così riparte di slancio e si lascia alle spalle la delusione dell'ultimo campionato. Nella Vastese out di Pietro, panchina per Stivaletta, e 4-3-3, come nell'attese, con De Meio in difesa, Napolano e Fiore ai fianchi di Leonetti. Nel Matelica dell'ex DS Micciola manca l'altro ex, Bittai, squalificato, out anche Bambozzi. 4-2-3-1 con Dorato centravanti, preferito a Fioretti, alle sue spalle Bugaro, Margarita e Angelilli. In apertura doppio brivido generato dal portiere di casa Avella, che prima liscia uno stop, poi è fortunato sul pressing di Leonetti. Poco dopo aumenta la pressione del Matelica fino al gol del vantaggio, che al 15° porta la firma di Angelilli, lesto a scaraventare in porta la torre di Cuccato sugli sviluppi di un corner. La risposta della Vastese è repentina 2 minuti dopo e passa per l'erroraccio di Cuccato, che liscia il pallone destinato a Leonetti. Al bomber della Vastese non pare vero di ritrovarsi il pallone lì e con invidiabile prontezza incroci il tiro e non lascia scampo ad Avella. 1-1. Risultato che però cambia ancora al 23°. Vastese ancora vulnerabile su un tiro d'angolo calciato da Bugaro. La palla prolungata finisce dalle parti di Cuccato, la cui zampata è letale per Morelli. 2-1. Il difensore riscatta l'errore precedente. Primo tempo giocato a gran ritmo dalle due compagini. Il Matelica va vicino al tris al 32°, quando Margarita serve la corrente Favo, è entrato 2 minuti prima per l'acciaccato Losicco, palla fil di palo. Quindi al 36° il buco di Ispas permette a Dorato di servire Margarita, che dà l'illusione ottica del gol, ma la Vastese c'è e lo fa vedere con lo stop e tiro fulmineo di Nicola Fiore, che spaventa Avella. Quindi al 43° il primo lampo di Napolano, ma Avella se la cava in qualche modo. Ripresa, la Vastese parte forte alla caccia del nuovo pareggio, ma ancora una volta un corner è fatale alla squadra di Palladini, sempre Bugaro dalla bandierina, la traversa salva Morelli, ma Benedetti insacca nei pressi della linea di porta. Inutili le proteste della Vastese, Palladini prova a cambiare qualcosa, Stivaletta prende il posto di D'Alessandro. Al 15° Napolano si esibisce nella sua specialità, Angelilli nei pressi della linea di porta dà una mano, o forse sarebbe meglio dire una testa, ad Avella. Col passare dei minuti la Vastese fa difficoltà a riaprire la gara e allora Palladini rischia il tutto per tutto. Poco prima della mezz'ora dentro anche Sciba, e 4-3-1-2 con Fiore alle spalle di Leonetti e Sciba e Napolano mezzala. La mossa però non sortisce effetti, anzi la gara si fa molto più nervosa, ma soprattutto al 40° il Matelica cala il poker con un contropiede ispirato da Favo per la volata di Franchi, che si fa tutto il campo, sterza su Molinari e batte con il destro
Morelli. 4-1 e gara quasi chiusa, perché un minuto dopo Leonetti con un gran destro si regala la sua doppietta e ribadisce le sue grandi qualità di bomber. E nel primo dei 7 minuti di recupero Leonetti troverebbe anche il tris che potrebbe riaprire la partita, ma la rete è annullata per una precedente carica sul portiere di casa. Finisce così 4-2, partenza sprint per il Materica. Per la Vastese grandi potenzialità, ma molte cose da registrare. Paladini, sicuramente grande qualità in avanti, ma 4 gol subiti, 3 da palla inattiva, e qualcosa c'è da registrare evidentemente. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo fatto 3 gol su calci piazzati e lì siamo stati un po' disattenti, abbiamo lasciato libero sempre l'avversario, al di là che loro poi strutturalmente sono una buona squadra, soprattutto su quei calci piazzati, però dobbiamo migliorarci sicuramente sotto questo punto di vista. Poi per quanto riguarda la partita abbiamo provato anche a giocare, la partita è stata anche giocata abbastanza, loro con questi lanci lunghi, con i due attaccanti Margherita che hanno dato fisicità, ci hanno messo un po' in difficoltà su queste palle qui. E poi quando riapri una partita, poi prendi gol un'altra volta sul calcio piazzato, poi provi a riaprirla, prendi il terzo gol, diventa tutto più difficile. Quindi dobbiamo lavorare su queste situazioni e dobbiamo lavorare sul concetto ancora di squadra, perché tanti elementi nuovi, dobbiamo trovare la condizione ideale di tutti e trovare soprattutto l'assetto che ci porti a fare dei risultati. Materica squadra forte, ma è deluso da questo approccio al campionato della squadra, si aspettava questo, a che punto è la Vastese? Ma la squadra lavastese deve lavorare, lo sappiamo, deluso no, perché non delusissimo, perché poi la squadra ha giocato, io non posso dire che non abbiamo provato a giocare a calcio, no? Perché poi se noi non giochiamo a calcio, se la mettiamo sul piano fisico solamente, facciamo grossa fatica contro le squadre avversarie, perché per struttura fisica oggi il Materica era più grande di noi, più forte di noi, quindi sicuramente dobbiamo lavorare tanto. Mister Tiozzo, dopo la delusione dello scorso anno siete ripartiti davvero di slancio con una prova convincente. Ma l'altro anno rimane l'altro anno, ormai è meglio che il sottoscritto per primo, ma anche la società è ripartita e dobbiamo dimenticarlo, purtroppo fa parte del passato. Rimarrà quella cicatrice, ma rimarrà anche quanto di buono si è fatto, e rimarrà anche quanto di buono si è fatto oggi. Non è facile far 4 gol a Vastese, non è facile in una partita così intensa dal punto di vista del gioco, intensa dal punto di vista dell'agonismo, intensa così dal punto di vista delle emozioni, riuscire comunque a far 4 gol. E sembrava chiusa nel 4-1, invece loro l'hanno voluto tenere aperta fino al 97esimo, anzi 98esimo, perché c'era stato un minuto di recupero. 100 minuti di dura battaglia e i miei hanno fatto una battaglia con i fiocchi. Il Cesena è la naturale candidata alla vittoria o siete pronti a dare battaglia voi, la Vastese, Avezzano? Adesso io penso che il Cesena, mi par di vedere che cioè ha un organico, una storia, un budget che è totalmente superiore agli altri. Guardavo la formazione adesso, sono andati a vincere ad Avezzano, cioè il Cesena deve essere la favorita. Poi il vostro mister ha messo il Materica che deve uccidere il campionato con il Cesena. Penso che non ci sia questa ambizione sulla carta, però poi l'ambizione è la forza della vita e noi vogliamo essere ambiziosi di domenica in domenica, ripeto. Insomma, Tiozzo dopo la delusione l'anno scorso ci riprova, ma ovviamente noi rimaniamo in casa Vastese e chiedo a Fabio Montani. Martedì la Vastese riprende ad allenarsi. Che cosa dice un allenatore ai suoi quando in una partita praticamente concedi 3 gol fotocopia? Tutti e 3 da corner. 3 gol da corner, 3 gol da palla inattiva, 3 gol sempre, se non ho visto male, poi chiederemo anche ad Andrea, sempre con il lato più debole, il secondo palo, che non viene praticamente mai coperto a sufficienza, al di là della sponda sul primo. Al di là del primo palo, secondo palo, c'è una scelta che in questo caso è quella di marcare a uomo, e quindi quando marchi a uomo sai che ti puoi portare, come si è visto prima dalle immagini, tutte le persone che vengono a saltare. Se si vengono a mettere dentro l'area piccola, tu se marchi a uomo te le porti tutte dentro, sì. Quindi è una scelta rispettabilissima.
io perlomeno per quello che mi riguarda marco a zona sulle palline attive, marcando a zona e non ti porti le persone dentro un certo. mucchio di 10-12 persone, il portiere praticamente è inerme, non può fare nulla. Quindi quando la scelta è di marcare a uomo, sai che devi vincere i duelli, uomo certo. contro uomo. Quindi al di là del primo palo, secondo palo, in questo caso loro, anche per bravura degli avversari, hanno perso i duelli e purtroppo l'hanno certo, pagato. Tu dici, questa situazione qui, in cui praticamente c'è una... C'è una sponda prima di testa. Esatto, ma ci sono 10-12 persone dentro l'area, dentro l'area piccola. Nemmeno dentro l'area di rigore. Dentro portiere l'area non piccola. Può fare nulla, in quel caso non può fare nulla. Tu hai deciso, hai una scelta, hai deciso di marcare a uomo, te li prendi tutti quanti lì dentro e vai a fare il duello fisico. Certo. Ovviamente se sei strutturato, come diceva il mister, sembra che il Materica a livello di struttura magari li surclassava, anche lì probabilmente è uno svantaggio. Certo. Però è una scelta, ripeto, rispettabilissima. E ovviamente poi si va a parlare con i ragazzi di quello che non è andato durante la partita, in questo caso nelle palline attive, e poi ci si lavora durante la settimana, perché ovviamente 3 gol sono tanti. Certo. Ezechiele, voi come le interpretate difensivamente i calci d'angolo? Non è una cosa che riguarda te in prima persona, però ci lavorate. Sì, sì, ci lavoriamo, facciamo a uomo anche noi, però mettiamo un uomo, vabbè, tanto si vede, non è che sto dicendo, però mettiamo un uomo sul limite, un uomo sul primo palo, e uno sul secondo, cioè in preventive. Per coprire l'eventuale... È un misto, diciamo, sì, esatto, due sul limite, penso, poi dipende contro chi giochi, dipende tante cose, però di regola partiamo con un misto, diciamo. Un po' due o tre a zona, poi gli altri tutti marcano. Certo. Spieghiamo, mister, il concetto della marcatura a zona, intendevi, cioè per evitare... si tiene alta, un po' più alta la linea marcando a zona, quindi ogni giocatore non prende l'uomo diretto ma prende una determinata zona di campo. Si forma un castello, si chiama castello che parte dal limite dell'area piccola con diverse situazioni e tu porti tutti e 10 giocatori tuoi dentro la tua area sì. in una determinata zona del campo e non entri in area piccola perché l'area piccola la protegge da 5 persone, quindi tutto quello che va in area piccola è del portiere e poi a salire con giocatori che vanno a scalare. Certo. Devi stare attento alla seconda palla perché chi ti studia sa perfettamente che quando marchi a zona, se ti muovono la palla ti fanno muovere anche la zona, quindi devi lavorare chi marca a zona anche sulla seconda palla. Spesso, soprattutto la marcatura a zona, quello che c'è da evitare sono anche i blocchi e i tentativi di inserimento da dietro che probabilmente... Blocchi non li prendi, proprio perché marchi a zona. Se marchi a uomo prendi i blocchi. Se marchi a zona io non guardo l'avversario. Io devo marcare una mia determinata zona di campo e guardo la palla. Ok. Quindi il blocco non lo prendo. A uomo prendo il blocco. Certo. Andrea, sì. Dici qualcosa di questa partita che è stata, insomma, un po' particolare. È stata una partita godibile, giocata ad alti ritmi, nel primo tempo soprattutto, quando c'è stata meno bagarre, si sono viste anche le qualità tecniche che ha il Materica, ma che ha anche la Vastese. E la Vastese nella parte finale del primo tempo si è fatta anche preferire, stava insistendo anche ad inizio di ripresa, 6-7 minuti giocati negli ultimi 30 metri del Materica, poi il Materica torna dall'altra parte, guadagna un calcio d'angolo e arriva il gol e chiaramente nel momento di massimo sforzo quel gol ha un po' tagliato le gambe. Poi la partita dopo il 20° del secondo tempo si è incattivita, si è innervosita, anche quando è entrato Shiba probabilmente qualche colpo proibito, qualche scambio proibito, l'arbitro ha dovuto usare un po' il cartellino per riportare un po' di ordine in campo e poi nel finale c'è stato questo botta e risposta, il gol in contropiede del Materica, la fiammata di Leonetti, il gol annullato a Leonetti, ma a quel punto non c'era più tanto tempo. È evidente che la Vastese ha pagato a carissimo prezzo degli errori imperdonabili sui palloni nativi. Tra l'altro primo gol sul secondo palo, il pallone è andato sul secondo palo, rimesso dentro da Cuccato e poi Angelilli ha tirato a colpo sicuro. Anche lì la marcatura di Angelilli, ecco, visto che c'è tanta densità in area piccola, un giocatore non può calciare con la porta spalancata, essendoci tutti quei giocatori dentro l'area piccola, quindi anche su quell'aspetto bisogna stare più attenti. Gli altri due calci d'angolo calciati molto bene da Bugaro, con il sinistro a rientrare, in entrambe le circostanze c'è stata una correzione, la prima
che ha agevolato Cuccato, la seconda forse di un giocatore della Vastese sulla traversa e poi il gol segnato probabilmente con il braccio. A tal proposito, appena c'è siamo un pronti, episodio da Moviola. C'è questo episodio perché i giocatori della Vastese hanno protestato, penso di aver capito il motivo, qui tra poco ci sarà la zoomata e vedremo che probabilmente Benedetti tocca lui con il braccio, poi anche il braccio di Del Duca, sì. Un doppio tocco, e tra l'altro c'è anche una trattenuta su Del Duca, vedete la mano, la maglia che un po' si allunga, ma soprattutto la mano di Benedetti che tocca, se riusciamo ad andare frame by frame, tocca la sfera che finisce poi sul braccio di Del Duca e quindi dentro. Però non è neanche facile in quel groviglio di persone andare a scovare un braccio malandrino sulla riga di porta. Però l'arbitro, Andrea, è... cioè, torniamo un po' qualche frame indietro. Guardate l'arbitro. Sì, sì, cioè, sì. E si gira esattamente dove va il pallone. È vero, però lì proprio un flipper. A me sembra che tocchi prima Benedetti e poi Del Duca, braccio braccio. Io non so l'arbitro cosa avrà percepito, però ho capito, poi rivedendo le immagini, il perché delle proteste, in particolare di Del Duca, ma poi di diversi giocatori della Vastese. È un gol questo fondamentale perché la Vastese stava spingendo tantissimo e questo gol ha un po' tagliato le gambe alla squadra di Palladini, che poi ha provato, tra le cose che si possono aggiungere, ha provato a cambiare modulo, ha inserito Sciba, giocando quindi con le due punte, Sciba più Leonetti, Fiore portato trequartista, centrocampo a rombo con Napolano mezzala, però in quel frangente la Vastese ha prodotto poco o nulla. Poi la fermata di Leonetti dopo il quarto gol di rimessa del Matelica. Andrea, ci chiedono, ma Iarocci e Biscardi che fine hanno fatto? Chiedono panchina, come mai... panchina, penso scelta tecnica. Biscardi è anche reduce da un infortunio così grave, neanche si può pensare che possa essere subito pronto. Però un giocatore come Biscardi al 100% farebbe comodo, viste le difficoltà di oggi. Lo stesso Molinari, senza mettere troppo il dito nella piaga, colto di sorpresa dal contropiede di Franchi, poi rientra e viene comunque superato di slancio. È chiaro che, senza stare troppo a individuare i singoli, c'è però un qualcosa da registrare in tutta la fase difensiva, non solo nel reparto difesa, ma la fase difensiva, specie sulle palle inattive. Tra poco andiamo in pubblicità. Tanto, ma Ezechiela, Cagliari? Sì, gol del Cagliari contro il Milan. Ma hai visto Leonetti, attaccante davvero fantastico? Forte, molto forte, l'abbiamo incontrato l'anno scorso, sia l'andata che il ritorno. Ma la Vastese in generale mi piace come squadra. All'andata hanno fatto l'anno scorso un campionato grandissimo, al ritorno non tanto bene, però comunque davanti sono veramente bravi. Leonetti in particolare è uno degli attaccanti che mi è piaciuto di più l'anno scorso. Ma pure il 6 della Vastese ci dicono tocca con la mano, chiaramente è l'interpretazione che abbiamo dato, però è evidente che il tocco del giocatore del Matelica sia da 0 metri. Tira anche la maglia del difensore di Molinari, se non erro, vero Andrea? Di Del Duca. Tira la maglia e colpisce con il braccio. Adesso poi se la palla carambola anche sul braccio di Del Duca, chiaramente noi è chiaro che è un movimento totalmente involontario, però se guardate prima lo trattiene, esatto, prima lo trattiene, poi si gira, tira ancora la maglia. Se adesso la palla va sul braccio del difensore della Vastese, mi sembra un movimento abbastanza naturale e involontario, però comunque purtroppo pomeriggio da dimenticare. La palla spizzata involontariamente da Leonetti, se non ho visto male, e finisce sulla traversa. Anche sfortunato, quindi sì. L'11 di Palladini. Ci fermiamo perché al ritorno della pubblicità solo buone notizie, Andrea. Vittoria del Giulianova d'Agnone, vittoria del Notaresco a Castelfidardo dopo l'ultima pausa pubblicitaria. Ultima parte di questo primo appuntamento con l'Abruzzo del pallone stagione 2018-2019. Come detto prima della pubblicità, questa ultima parte, solo belle notizie. Due vittorie, le vediamo? Vediamo la prima, quella del Giulianova sul campo dell'Olimpia Agnonese, 1-0 il servizio. Esordio non troppo felice per l'Olimpia Agnonese, che per la prima di campionato ospita il Giulianova. La partita finisce 1-0 per gli abruzzesi, che sfruttano l'unico episodio di tutto il match per incassare i primi 3 punti.
Ma andiamo alla cronaca, che per Mister Meco Monaco comincia con due tegole. La prima con l'infortunio di Falco, che si stira in fase di riscaldamento pre-partita. La seconda con Cassese, che è costretto ad abbandonare il campo ad appena 7 minuti di gioco, sempre per infortunio. Due episodi incresciosi, ma non saranno quelli a determinare l'andamento della partita. Un primo tempo piuttosto soporifero, in cui si fa fatica a costruire gioco e in cui manca totalmente lo spettacolo calcistico. Tanto è che registriamo solo un paio di azioni un po' più interessanti. La prima al 16esimo con Di Paolo e il suo insidioso cross che Kuzmanovic blocca prontamente. Al 20esimo la buona occasione per assaporare qualche brivido la regala a Lamin, che su un calcio di punizione battuto da Carnevale di testa va un filo alto sulla traversa. Poi più nulla fino al momento degli spogliatoi che i giocatori guadagnano a reti inviolate. Con le immagini di Antonio Masi eccoci nella ripresa. Lagnone sembra scendere in campo con un altro piglio e in effetti gioca la prima mezz'ora mettendo in difficoltà gli avversari. Al 7° minuto l'occasione di Marca Granata arriva su un calcio di punizione battuto da Carnevale, ma Salifu manca l'impatto con il pallone per un soffio. All'11esimo è sempre Carnevale protagonista, con un tiro che costringe Shiba a tuffarsi. Al 16esimo è brivido vero, c'è Lamin in area, di testa per la Forgia che illude con una bella rovesciata, che però va fuori di pochissimo. Al 33esimo succede ciò che non ci si aspetta, sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva un pallone che vaga in area Granata, così Di Paolo è pronto a infilare la rete, praticamente a porta vuota, ed è 1-0 per il Giulianova. Al 38esimo Pagano chiede un rigore per un intervento scomposto da parte di Foschi, ma per il direttore di gara Cardellas della sezione di Torre del Greco è tutto regolare. La partita si chiude con un tiro insidioso di Tozzi Borsoi che sfiora la traversa. Si conclude così un match in cui il Giulianova ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e con l'Olimpia Agnonese che deve fare i conti con qualche tassello ancora mancante negli ultimi metri offensivi. Ritorno in Serie D con il sorriso dunque per il Giulianova che vince sul campo dell'Agnonese con il gol di Paolo. Abbiamo parlato prima, dopo il servizio della Vastese, mister, dell'importanza delle palle inattive. Arriva un servizio che noi non avevamo ancora visto ovviamente, che ci conferma quanto le palle inattive siano importanti. Calcio di punizione di Del Grosso, pallone sul secondo palo, eccolo qua, sventagliata sul secondo palo, colpo di testa di un giocatore che va a liberarsi e Di Paolo la mette in rete. Sì. Le palle inattive nel calcio odierno stanno diventando praticamente fondamentali. Sì, sì. Sicuramente sono un'arma in più se hai possibilità di sfruttare le caratteristiche dei tuoi giocatori, se hai una squadra con qualità, se hai una squadra strutturata. È chiaro che ci sono tantissime soluzioni e sono, se durante una partita dura non riesci a sbloccarla, se sei pronto, preparato e ci lavori, sicuramente sono delle armi in più che tu puoi avere. Ezechiel, l'Agnonese non è una squadra semplice da affrontare, ma mentre vedevi il servizio la prima cosa che balza all'occhio è lo stato del terreno di gioco del Civitelle e ti ho visto già preoccupato da quando ci dovrai andare a giocare, perché insomma il verde lo intravediamo a tratti, diciamo sono più le parti preoccupantemente nere. Sì, è un campo difficilissimo, infatti non è semplice vincere là, mi immagino il Cesena quando dovrà andare là, le motivazioni non sono altissime secondo me e quelle sono le partite più difficili da vincere soprattutto, quindi questo campionato è così, nessuna partita scontata è bella per quello secondo me. Andrea, una partita che sulla carta non era affatto facile per il Giulianova, ma che questa squadra ha saputo interpretare proprio perché ne avevamo avuto già sentore in Coppa, è una squadra che non molla mai e in questo campionato se c'è una caratteristica che poi fa la differenza è riuscire a rimanere sempre attaccati alla partita. Allora, allenatore Nico Stallone, difesa Fabio Fuschi, Edoardo Ferrante, Mattia De Fabritis, davanti Tozzi Borsoi. Ho detto già di Del Grosso, Forò, Frulla, cioè questa è una squadra da battaglia, squadra che ha tutte le
credenziali per poter lottare per la salvezza, ma con le armi più giuste, perché sono giocatori e un allenatore sanguigni, che poi soprattutto a Giulianova con quel pubblico possono sicuramente centrare questo tipo di risultato e farlo con un gioco e con un atteggiamento che si presta a chi deve ottenere il traguardo della salvezza. Quindi non mi sorprende, avendo visto il Giulianova all'opera con le immagini a Francavilla e dal vivo domenica scorsa contro il Pineto, non mi sorprende, ho visto una squadra in palla, una squadra già sul pezzo, pronta alla prima battaglia di campionato in quello che si può già considerare uno scontro salvezza, perché sono due squadre che devono lottare per salvarsi entrambe, e quindi il fatto che abbia concesso molto poco nella prima metà campo a una difesa estremamente arcigna, vi ho detto i nomi, parlano da soli, e poi lì davanti il gol di Di Paolo, ma c'è un giocatore che è Tozzi Borsoi che intanto è un bomber di livello assoluto nonostante i suoi 39 anni, e poi un catalizzatore, cioè devi marcarlo con due persone, Tozzi Borsoi, e questo vuol dire che poi ci sono dei compagni di squadra che possono giovarsi di questi movimenti e della sua presenza. Quindi io sono altamente fiducioso del campionato che potrà fare il Giulianova, e questo successo devo dire che è ben augurante. Assolutamente. Peraltro dicevamo che il Giulianova fino a questo momento ha passato tre turni di coppa vincendo tre derby, e il secondo dei quali battendo voi, caro Ezechiel. Che impressione ti ha fatto il Giulianova? Beh, sono d'accordo con lui, quello che ha detto del Giulianova. È una squadra tignosa che non mola mai, esperta, una squadra di ragazzi, conosco anche Frulla, abbiamo giocato insieme, centrocampista, e quindi no, una squadra che secondo me ha ottime qualità per arrivare a una salvezza tranquilla. Anche perché mister, poi quando il Giulianova gioca in casa al Fatini ha sempre quei punti in più che ti porta un impianto che fa la differenza, che qualche punto in più lo porta inevitabilmente. In settimana ho fatto un'intervista su un quotidiano abruzzese, parlavo proprio di questo per quanto riguarda il Giulianova, al di là delle capacità tecnico-tattiche e via dicendo, il Fatini sarà un fortino. Sappiamo tutti dai tempi della C, la storia che ha, quindi quando vai lì la spinta che ti dà quello stadio, quella curva è veramente importante, quindi in casa avrà sicuramente questo vantaggio che non sarà da poco. È importante anche fare delle vittorie esterne come ha fatto oggi, dunque comincia nel migliore dei modi la stagione per la formazione giallorossa di Nico Stallone, così come comincia nel migliore dei modi l'avventura del notaresco di Mirko Cudini, che vince sul campo del Castelfidardo 3-1. Il servizio di Paolo Renzetti. Dopo l'antipasto di Coppa Italia iniziata a Castelfidardo, la nuova era sportiva del notaresco, ripartito nel segno della continuità con al timone della società rossoblu il presidente Salvatore Di Giovanni. I primi 90 minuti stagionali sono coincisi con una autoritaria vittoria dei rossoblu in casa dei biancoverdi marchigiani, che poco hanno potuto al cospetto degli scatenati abruzzesi di mister Cudini. Se come si dice, chi ben inizia a metà dell'opera, è giusto essere moderatamente ottimisti. In campo i ragazzi di Cudini si schierano con il modulo 4-3-3, assenti fra gli abruzzesi Massetti e Colevecchio squalificati, out anche Petrarulo e Dostilio. Riflettori puntati su Minella, l'ex di turno, che segnerà poi il gol del definitivo 3-1. I padroni di casa rispondono con il 3-5-2. Al Galileo Mancini, in una domenica da tintarella estiva, arrivano in 500 con una cinquantina di tifosi ospiti. Al decimo, nella prima vera azione della gara, notaresco in vantaggio. Liguori mette in azione di tacco sull'auto di destra Candellori, che crossa con la respinta corta della difesa marchigiana, e la palla che termina a bontà, che al volo con un tiro angolato supera Bottaluscio per l'1-0 ospite. I locali accusano il colpo, e così al dodicesimo per poco la barba non beffa Bottaluscio con un tiro cross che costringe l'estremo di casa al salvataggio. Solo notaresco, visto che al quindicesimo ci prova anche Minella, che arriva ad un passo dal classico gol dell'ex, ma la sua gioia è solo rinviata. Attacca il notaresco, che arriva vicinissimo al raddoppio anche due minuti
minuti dopo con Candellori che chiama Bottaluccio alla prodezza in calcio d'angolo. Castelfidardo in evidente difficoltà con la squadra di Cudini che cerca di approfittarne, non correndo fra l'altro mai seri rischi dalle parti del portiere Monti. L'ultimo quarto d'ora di primo tempo vede al 33esimo ancora un brivido per la difesa di casa con Di Lollo che su punizione chiama Bottaluccio alla deviazione in corner. La prima e unica vera azione locale è letale e arriva al 44esimo con un tiro di Enou deviato in angolo e la rete al volo di Grazioso proprio sugli sviluppi del corner calciato da Trillini. Per la squadra ospite una doccia gelata ma soprattutto immeritata dopo un ottimo primo tempo. La ripresa si apre al quarto però con il nuovo vantaggio del notaresco grazie a Liguori che dopo un'azione avviata da Minella e proseguita da Moretti si fa 40 metri di campo e poi con un tiro abbastanza angolato inganna Bottaluccio che può solo sfiorare la sfera che si insacca alle sue spalle. Festeggia il 2-1 Liguori sotto il settore dei tifosi rosso-blu con Cudini che invita i suoi ragazzi a mantenere la calma. Al decimo però la risposta locale da brividi con Lignani che in area mette al lato di un nulla. La gara resta aperta e vibrante con il secondo portiere De Maio e Candolfi in campo nel Castelfidardo al posto di Bottaluccio e Tiribocco. In campo non accade molto con Bontà che poi lascia il terreno di gioco al 21esimo a Marcelli e la sterile supremazia dei marchigiani che produce solo qualche calcio d'angolo. Nel notaresco entrano poi anche Di Stefano e Mozzoni per Fabriani e La Barba. Al 33esimo il portiere del Castelfidardo De Maio sbaglia tutto in area tentando di scartare Moretti ma regalando la palla a Minella che a porta vuota fa 3-1 realizzando così il classico gol dell'ex che chiude la contesa con 10 minuti di anticipo, anche perché poi accade davvero poco, tranne che al 48esimo quando i biancoverdi di casa restano in 10 per il rosso diretto a Calabrese per fallo da dietro su Dalmazzi. Al 51esimo Monti dice no a Giovagnoli e poi il 3-1 finale con la festa del notaresco sotto il settore dei propri tifosi. Cudini, partiamo da un assunto, che la vittoria del notaresco oggi è stata indiscutibile, un 3-1 su cui c'è poco da dire, avete segnato 3 gol, ne potevate segnare almeno 5-6. Ma sì, potevamo sicuramente fare sotto rete qualcosina di meglio, a me è piaciuto soprattutto al di là della vittoria l'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi propositivi, quello che avevamo preparato siamo riusciti a farlo e questo sono pienamente contento perché portiamo a casa una vittoria che ci dà morale, ci dà autostima sicuramente in una squadra giovane e quindi ci fa lavorare bene per la prossima partita. Dopo aver mancato diverse occasioni nel primo tempo avete subito il gol del pareggio nell'unica azione del Castelfidardo, nella ripresa pronti via avete trovato il 2-1, c'è stata anche una reazione importante psicologica dei ragazzi. Sì, dovevamo sicuramente concludere qualcosina in più o concretizzare il primo tempo, questo era vero perché poi le partite da niente possono cambiare, quindi ne abbiamo pagato allo scadere con una disattenzione a livello difensivo, però siamo stati bravi altrettanto a rientrare in campo con il piglio giusto per poter ribaltare, l'abbiamo sfruttato su una ripartenza, siamo stati bravi. Però come ho detto abbiamo delle qualità che sicuramente oggi si sono viste, mi auguro che i ragazzi con l'autostima che riusciamo ad acquisire strada facendo possiamo fare sempre meglio. La gara di oggi, anche se parliamo solo della prima giornata, ha detto che in questo campionato così lungo, così difficile, ci sarà posto e spazio anche per il notaresco. Ma questo non lo so, sarà il tempo poi a dirlo, noi sappiamo il nostro percorso quale sarà, quale che vogliamo percorrere, poi se riusciamo ad essere concreti, ad essere maturi può venire qualcosa, però sappiamo che il primo step nostro è la salvezza e quindi partiamo col piede giusto e questo, ma siamo solo alla prima del campionato, quindi la strada è lunga e quindi siamo già proiettati alla prossima. Complimenti dunque al notaresco che vince in trasferta su un campo non facile, anche questo non era per nulla scontato, quello di Castelfidardo. Vediamo il gol del 3-1 che di fatto chiude la partita, peraltro realizzato dall'ex Minella, perché soprattutto nel diciamo del calcio attuale a volte lo chiedo sia al mister che a Banegas, a Ezequiel, forse i portieri si prendono un po' troppa confidenza con invece di sparacchiarla bella lunga chissà dove, si prendono un po' troppa confidenza con il pallone, mister. Sì, in questo caso la palla era anche un po' corta e poi quando c'hai Moretti che ti arriva, conosco bene io Federico che ha una velocità impressionante,
ti cambia passo, lo vedi a una certa distanza, dopo un secondo lo trovi davanti, quindi qui in questo caso era meglio che lui calciava forte, invece ha voluto provare a giocarla, Moretti ha messo il piedino e gliel'ha spostata. Ezechiel, a questo punto per voi attaccanti diventa spesso infatti, un'occasione? Esatto, infatti bisogna andare sempre a pressare il portiere, ma ha sbagliato a dribblare, era un po' corta la palla del difensore, però secondo me subito lì c'è il tempo, lo spazio per calciare, non ce l'aveva proprio addosso, anche se è veloce come dice il mister, guarda lì subito, può calciare, al massimo l'ha avuto in calcio d'angolo, non... Ma poi mai sul, verso l'interno del campo, magari se la vuoi spostare sempre verso l'esterno. Ha sterzato proprio all'interno, ha sbagliato. Andrea, questo è un progetto nuovo, peraltro poi chiederemo anche a Fabio Montani perché con altro nome, si chiama San Nicolò, fino all'anno scorso adesso Nodaresco, sei stato protagonista della salvezza di questa squadra fino a qualche mese fa. Ti chiedo... Che giudizio hai avuto complessivo? Non hai visto la partita, che giudizio complessivo hai avuto dalle immagini che abbiamo mostrato? Bah, molto bene, vittoria nitida. Peraltro il San Nicolò Notaresco, proprio giocando con il Giulianova il turno preliminare, non aveva demeritato, anzi aveva creato tanto, giocando buona parte della gara in 10 uomini, perdendo per un calcio di rigore, reclamandone uno, poteva meritare di più in quella partita. Poi, se non ricordo male, ha bloccato in una amichevole la San Benedettese sul pareggio e oggi ha violato il campo del Castelfidardo. Anche questo, come il duello tra Agnonese e Giulianova, potevamo e possiamo catalogarlo come una sorta di scontro salvezza, perché le possiamo considerare come pari grado, entrambe lotteranno per quell'obiettivo. Beh, partire così con questa vittoria è sicuramente il modo migliore. Peraltro quest'anno il San Nicolò Notaresco ha aggiunto un uomo come Minella, proprio l'ex di giornata, che ha delle qualità importanti, va gestito nella maniera migliore, però è un giocatore che in area di rigore ha affiuto per il gol e poi ha anche peso specifico, quindi è un giocatore che sicuramente sarà molto funzionale a questo progetto salvezza del San Nicolò Notaresco, che potrà togliersi delle soddisfazioni. Sicuramente un inizio molto molto positivo, il che non vuol dire che la salvezza, se arriverà, sarà una salvezza facile, però ci sono tutte le credenziali per arrivarci. Anche perché, mister, si può contare su un blocco che tu conosci bene. Tu prima hai citato Moretti, c'è Mozzoni, c'è Bontà che oggi è andato in gol. Cioè, ripartire da un gruppo di giocatori che si conoscono è molto importante. Sì, come gruppo diciamo che sono andati via in parecchi. Ha cambiato anche il San Nicolò, ha cambiato molto a livello di squadra. Sono rimasti alcuni giocatori che c'erano anche l'anno scorso, però come impianto di squadra ha cambiato molto. Io vorrei citare Moretti. Secondo me Moretti è un giocatore assolutamente importante, un giocatore forte, e che il San Nicolò sicuramente ne farà tesoro quest'anno, ma lo sanno anche loro perché lo conosco da tanti anni, giocatore veramente importante. Secondo te è un po' sottovalutato Moretti, almeno dal punto di vista, se ne sente parlare sempre poco, invece le qualità le ha questo ragazzo? Per me ha qualità assolutamente importanti. Ecco in che cosa intendevo sottovalutato, dal punto di vista della critica mediatica. Ma secondo me credo che negli anni passati probabilmente il San Nicolò aveva sempre squadre importanti costruite per fare i campionati, ha fatto semifinale e finale playoff mi sembra con Epifani negli anni precedenti, quindi lui aveva sempre probabilmente davanti giocatori che venivano con altro nome e non aveva tanto spazio. Qualcosa dovrebbe anche rimproverarsi lui sotto il profilo caratteriale, ma credo che l'anno scorso, io l'ho avuto per 5 mesi, alla fine del campionato l'ultimo mese e mezzo, gli ultimi 2 mesi sotto questo punto di vista era cresciuto parecchio, quindi se lui crede di più nelle sue possibilità, io penso che questo sia un giocatore che possa fare anche la categoria superiore. Glielo auguriamo ovviamente a Federico Moretti. Vediamo il prossimo turno di campionato, poi
ci saranno tanti turni infrasettimanali, per esempio il 26 si è già in campo per la gioia di Ezechiele che dice almeno si gioca e non ci si allena. Campobasso Francavilla, caro Ezechiele, sto scherzando. Questo messaggio già che... sto scherzando. Campobasso. Campobasso Francavilla. Hai visto oggi il Campobasso molto in difficoltà però dal risultato, però non bisogna abbassare la guardia. È peggio da quel punto di vista trovare le squadre che non fanno il risultato. Sì, perché quando tu perdi la partita dopo devi tirare qualcosa fuori, qualcosa in più. Quindi sicuramente in casa, poi loro, che lo stadio è grande, è un campo molto difficile, anche è grosso anche proprio il terreno di gioco, non sarà sicuramente una partita facile. Vediamo il resto del turno, come detto Campobasso Francavilla, Cesena Agnonese, Giulianova in casa contro il Castelfidardo, Isernia San Giustese, Jesina Sant'Arcangelo, Monte Giorgio Avezzano, Pineto che riceve il Matelica, San Nicolò Notaresco contro la Recanatese in casa, Savignanese Forlì, Lavastese cercherà il riscatto contro la San Maurese. Tutto per questa sera, io ringrazio davvero tanto per essere stati con noi Fabio Montani, ciao mister, grazie, grazie, buona grazie serata, grazie. Grazie e in bocca al lupo ad Ezechiel Banegas, ciao Ezechiel. Ciao, grazie a voi. Grazie anche alla tua famiglia che ci ha scritto e ti ha seguito e noi ovviamente li ringraziamo, grazie anche al Francavilla Calcio nella persona, nella società, nella persona dell'addetto stampa Valerio De Carolis che segue però il posticipo di Serie A dietro in regia. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti e ci rivediamo la prossima domenica, ricordando come hai fatto tu nel pomeriggio che quando la DIA è in campo noi ci saremo pomeriggio e sera. Assolutamente, grazie a Maurizio Daguin in regia, grazie a Marino Simone alle camere, grazie a tutta la squadra, lo dico oggi, poi lo ricorderò quando lo ricorderò, lo rifarò di nuovo, grazie a tutta la squadra di TV6 che anche oggi ha fatto un lavoro enorme e egregio e vi ha mostrato tutto quello che è accaduto in Serie D e che ha riguardato le formazioni abruzzesi. L'Abruzzo del pallone torna domenica prossima alle 19:30 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.